Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Il pubblico più bello e più affamato d'Italia sta dietro alla giuria più temuta d'Italia, Fiammetta Fadda, giornalista enogastronomica, Riccardo Rossi, attore, tra parentesi anche un po' rompiscatole con me in questo periodo, e direttamente da un cartone animato giapponese oggi, Chiara Masi. Ma come mi sei vestita, Chiara? Me la devi mettere Mazinga vicino, una cosa, questo... guarda questa, la parte spaziale, questa roba così. Vola, il braccialetto borchiato, attento Rossi. Chi si sfida oggi? Gabriella da Varese. E Lea da Taranto. Ah. Hai capito? Si mangia benissimo dalle sue parti. Le regole ormai le sapete, le ripeto. Quattro sfide, la prima non dà punti e chi la vince sceglie il tema di quella successiva, quindi ha questo vantaggio. La prima prova dura poco, è di manualità. Questo contenitore che ho in mano, colmo, della salsa che dopo la nostra regista si scofana con i crostini, che la conosco, è salsa tonnata. Quella che non dovete comprare pronta, conservata anni e anni, come fa, sì, ti indichi da solo. Però c'è una nuova nuova. Allora la diamo, avete 3 minuti per farla. Tonno, acciughetta, capperi, succo di limone e maionese. Quelli sono gli ingredienti, amalgamateli, via! Vai. Ce n'ho comprata una nuova nuova, bella, chiusa. Proprio così. Pensavo che di arrivare qui e sentirmi dire, no, ce n'è una nuova che mi hanno insegnato. No, 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 una bella scatola nuova di salsa tonnata, buona. Una maschera di bellezza, te la spalmi tutta qua, poi prendi del pane e te la pulisci e il pane lo mangi. Che brutta scena. Che è, mi piace che hai detto così, perché noi non le facciamo comprare, perché secondo me quelle lì fanno un'emulsione con olio di semi vari. Di grande qualità. Sì, le citina di sole e poi prendono un pezzetto di tonno e ce le passano davanti, già guarda, chiuse. Guarda, 3 costavano 0,50 centesimi. Lo vedono, lo vedono il tonno quello. Beh, ma così è doppio uso. Ecco, esatto. Cioè, prima come fai tutti la maschera, no, solo quello. Cioè, siccome si usa molto, no, questa cosa di dire cetriolo, prendete gli ingredienti naturali, mettetevi il cetriolo, così in questo caso... Quando si dice ti prendi a pesci provi, in faccia da solo. Esatto. Quando provi ci dici poi il risultato. Senti, invece di un po' come l'avresti tu? Cioè la tua com'è fatta? Io a volte non uso nemmeno la maionese e uso il bianco d'uovo cotto per dare corpo. Oppure addirittura delle patate bollite, e la monti aggiungendo o del brodo di pesce caldo o semplicemente con l'olio la fai così. E poi aggiungi il capperetto, il filetto, in questo caso abbiamo la licetta sott'olio oppure l'acciuga dissalata proprio. E poi la monti con un buon olio, su, così sai bene quello che c'è dentro. Bene. Poi c'è anche la classica piemontese invece, che è senza la maionese per niente, fatta con le verdure. Come diamo, sempre cotti, che diamo corpo con qualcosa. Anche con lo yogurt, volendo. Sai che se ci metti anche un pezzettino di barbabietola cotta, ti dà quel rosato, quel rossa, che è quella che ti mangi. Parliamo di barbabietole, guarda, poi dopo ti racconto, è successo un inferno nella mia cucina. Ti sei fatto una camicia come il colore. Una barbabietola, c'è tutto blu a casa, rosso, viola, non sai che era. Perché tu lo sai? Io gli mandavo le foto, che cos'è questa roba qua? Mandavo le foto, tu non c'eri, le mandavo le foto a lei, capito? Non me le mandavo mai le foto. 30 secondi. No. Finito? Brava, guarda, guarda, tolgo la mia da qua. Se volete potete anche... addirittura nel tutte e due col pesciolino. Brave, 20 secondi d'anticipo, applauso! Bene. Con l'usufrutto del mini pimer. Hanno fatto pure il disegnino. Allora. Sì. Questa è quella di Lea. Ok.
questa è quella di Gabriella. Io non saprei qual è, però una è più densa, quella verde. Massaggio? Forse perché con il pesce lavora di più, visto la provenienza. Lea vince la prova di manualità. Allora, pasta con la ricotta o pisci all'aglione? Grande pasta che dalle mie parti si fa da Dio. Pisci all'aglione, decisamente. Sono i pisci all'aglione il piatto per la prova di abilità. Le nostre autrici hanno tirato fuori una ricetta della mia terra, bella tosta anche, voi dovete un po' rivisitarla, personalizzarla, per farlo avete tutti gli ingredienti dietro di voi. E mi guardate e ridete, io sono contento così vedete che siete rilassate. Lei mi sta... Beh, 30 secondi soltanto, vediamo se ridete dopo. Via! Dai, dai, non vi scordate niente, altrimenti poi il campanello, anziché avere un mio aiuto, servirà per tornare direttamente a far la spesa. Allora, i pisci tanto non li farete, potete comprarli già pronti, o altrimenti fate farina di grano duro, io metto un 20% di farina 00 e acqua, e si impastano e si tirano. Per il sugo, una testa d'aglio per 4 persone, rosmarino e, se le trovate, le trippette di baccalà, altrimenti il baccalà ammollato circa 300 grammi. Velocissima. Stop. Li conosci, Rick? 10 sì. Minuti. Via. Vengo da voi tra un attimo perché... Che è un pici, un tonnarello, che è? Pici. Allora, è una pasta in sezione cilindrica lunga, sì. Che normalmente invece quando li trovi fatti a mano sono anche un po' sprecisi perché si fanno facendo l'impasto con l'acqua e le farine a scelta. Guarda, questi li ho mangiati che tu non eri nato, cacio e pepe, quindi ti dico, stai tranquillo, che li conosco. Il tonnarello com'è in sezione? Stai calmo, com'è in sezione? Irregolare. Quadrato è, vabbè, questo è tondo. Secondo le regioni. Il tonnarello. Ma guarda, il tonnarello della Val d'Aosta, per esempio, com'è? Chi se lo ricorda? Perché se lo dicessi affumicato. Io il tonnarello prendo da Angelo Croce, un amico mio, che me lo fa, così come questo. Loro ridono, lo conoscono. Corri di là, Simone. Guarda, pur di mandarmi via. Allora, sento un campanello, meno male mi hai chiamato, guarda. Che devo fare? Mi prepari l'aglio nelle padelle, gentilmente. Ecco, l'aglio nelle padelle. Simo. Come lo vuoi? È trituzzato, tagliuzzato, senza l'anima. Brava. Allora, devo farti due domande. Sei contento che hanno detto senza germoglio? Sei contento con sta pizza tua dell'aglio? Io ogni volta che lo schiaccio apposta lo lascio, per digna. Ecco, sì. Guarda, pur di darmi incontro, come manda... Ora inizierà a mandarmi le foto a me con gli errori. Che fa? Riccardo, sì, adesso sarete... Allora, mando apposta. Fammi dai. Fare le due domande canoniche, sì. Perché poi voglio arrivare a quella curiosa. Sì. Allora, intanto dimmi che lavoro fai. Truccatrice, che vuole appendere i pennelli al chiodo. Troppi anni. Di, poi? No, sto guardando com'è il trucco tuo. Oggi mi sono fatta servire. Sono passata dall'altra parte della barrica. Hai capito. Quando però tu fai teatro, cinema, televisione e moda ho fatto. Moda. Come ti invidio. Non divaghiamo. Poi, ricetta che mi fai adesso. Pici all'aglione, li ho voluti chiamare Siena-Roma, solo andata. Perché poi dopo se mangi l'aglio, se conosci qualcuno non torni più. E poi c'è un sentore di guanciale, di ovetto, di... Ti stai giocando Riccardo Rossi, ho capito. Io vabbè. Vedo che nel tempo qualche fiamme ha dato una bella sterzata verso la cucina laziale. No, sei tu che sì. Sei così puntiglioso e sì. Rompiscatole che le persone che vengono qua ormai non pensano più con la loro testa, ma pensano con la tua. Beh, è tutto un dire. Ecco, vabbè, tutto un dire. Trito? Ci ho messo Siena, sì. Ah, grazie, questo è per giocarsi me. Vado? Trito fine? Vai. Allora, arriva la domanda. Sai che chiedo sempre per che personaggio famoso vorresti sì. Cucinare? Lei mi ha risposto, come tante altre nostre concorrenti, Brad Pitt. E vabbè. Però, fra parentesi, si è vestito come nel film Troy. Praticamente costume adamitico. Adamitico. Quindi presuppongo che tu sia sentimentalmente... Singlissima. L'acqua che avete in dotazione non è salata, eh? Ricordatevene. Vito, Lea? Sì. Allora,
A parte che queste ricette qui, magari dopo darò le dosi per una persona, perché a meno che non mangiate fra amici, poi dopo le pubbliche relazioni lasciano un po' a desiderare. Però vi darò la ricetta originale per fare in un modo dove l'aglio diventa abbastanza amabile, dolce, non ha troppo odore. Prima, ecco, brava, ecco. Metto tutto? Metà e metà, metà di qua, metà di là. Metà di qua, metà di là. Attenta perché adesso questo... Sai che un goccio di liquido spesso blocca la cottura del grasso che è ad alta temperatura? Sì. Tipo se ci metti un goccio di... Ti faccio contento. Ma non per me. Ma sembra che... Sì. Qua come siamo messi sentimentalmente? Staglia, hai scelto bene. Proprio la domanda. Bene, allora parliamo di che lavoro. Parliamo di che lavoro fai. 4 mesi. Hai visto? 4 mesi e lasciate ancora ci penso tutti i giorni di SMS. No, assolutamente no, sto benissimo così. Sai che comunque se l'ha detto 4 mesi, cioè ha contato il tempo, i conti non mi tornano. No, è che sono una che fa caso a queste cose, semplicemente. Ah, semplicemente no? Questo. Quindi allora, sai anche quanto manca, quanto tempo manca. Mancano 5 minuti, qua l'anima l'abbiamo lasciata. Hai ascoltato Riccardo Rossi che mi fa gli spregi. Tu la ricetta invece la elabori facendo aglioli e peperoncino. Yes. Peperoncino e peperoncino. Quindi piacerà a Fiammetta che ama i gusti strong, piccanti e zingati. Il famoso nostro zing. I pici sono in cottura, che ti manca da metterci? Cos'è speck? Allora, no, è l'onza di maiale. Brava. Devo fare il sedano rapa, lo devo friggere. Mazza, quello prima devo andare. No, non ce l'ho le rovelle. No, no, aspetta, se lo grattugia ce la fa. No, voglio provare a farlo sottile. Brava. Anche la mano. Allora, ti lascio un attimo, torno da te. Dimmi solo come usi il pane, fai le briciole? Faccio la mollica fritta, sì. Fantastico. Come si è fatta a casa. Allora, l'aglio, che è la cosa fondamentale da cuocere in questa ricetta e renderlo amabile, lo potete fare in due modi. Allora, la prima è immergerlo, anche a testa intera proprio, in un pentolino con abbondante olio, deve essere a bagno, con l'olio ottenuto a 70-80 gradi, deve essere confittato, cioè che vuol dire cotto dolcemente in olio, quindi cuoce nella sua camicia fino a che non diventa dolce. La stessa cosa, senza buttare olio, magari potete farla in forno, magari avvolto anche nella stagnola se avete paura di bruciarlo, a 120 gradi, non di più, fino a che toccando lo spicchio non diventa proprio una crema. Quella crema la spremete via dagli spicchi, diventerà proprio come una purea e servirà solo in fase di mantecatura. In una padellina fate scaldare pochissimo olio, ci saltate il baccalà tritato al coltello per 1 minuto di numero, bagnate con acqua di cottura, mantecate i pici e alla fine questa pasta d'aglio. Pura così, bianca e saporita. Quante serate di seduzione, eh? In che senso? No, non so se fai queste cose con i tuoi rendezvous. Se te ne esci con l'aglione. Ciao Sherman, ti faccio un bel aglione. Ciao Simo. No, non faccio queste cose. Però ti stupirò. Sì? Perché io che sono notoriamente nemica dell'aglio fresco, così, però fatto come dici tu, o comunque, per esempio, in Francia si fa l'agnello in tegame con le teste d'aglio intere e poi si cuoce lungamente, si fa anche in forno e alla fine questo aglio si mangia così, gli spicchi li apri e li mangi come una crema. Non dico che dopo sia proprio la meraviglia, però non c'è confronto con mangiare dei pezzi d'aglio. Ma se non erro, tu che sei l'ambasciatore della cucina romana, quando si fa l'agnello, sì. A volte per Natale o per Pasqua, si fa il purè all'aglio alla romana. Io l'ho mangiato tradotto alla romana, pestandoci dentro questi spicchi d'aglio resi in purea, stracuocendolo in forno. E vi giuro che quel purè di patate, già la patata un po' lo ammorbidisce un po', era stupendo, perché profuma di dolce proprio. Tu considera che quell'aglio che noi utilizziamo per Pasqua lo mettiamo a bagno nel latte a Natale. Tanto per farti capire. Quello che mi pare. Vedete che si ricorda che gli dicevo che lascia a bagno? Certo.
Però vogliamo dire che l'aglio bisogna distinguere tra quello ormai che è secco e quello fresco. Sì. Cosa che nessuno sempre, fa. Scusate, ecco. Fatemelo dire, l'unico aglio DOP d'Italia è l'aglio di Sulmona. L'aglio rosso molto buono, Sulmona ha nevicato tanto, spare che ci sia un aglio quest'anno pazzesco, perché con tutta questa neve dice che è un aglio, ma una cosa, guarda, che non ti puoi immaginare. Io l'ho mangiato biscottato. Era stupendo, non sapeva di niente. Aglio nuovo, aveva un'ora, oddio, eccomi qua. Capito? Buttato, aveva un'ora. Parla con gli ingredienti. Quando mangiate, parlava di pisci. No, l'aglione no. No, mai. Come mai non ce lo fai mai, Simo? C'è sempre da fare la sera. Ci avessi fatto una volta un piattino. 30 secondi, concorrente. Mi stavate chiamando? Perché vuoi entrare nelle mie. Io la sera scrivo ricette. La sera scrivi le tue memorie, sì, legate al tavolo. Sì. Mannaggia la. Ultimi secondi! Aiuto. Dai, dai, no, dai! No, 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 aspetta, niente, aspetta, niente. Aspetta. 5, 4, 3, non importa la pasta, 2. Niente, qua è finito, uno. Niente, ha perso, ha perso. Stop. Ecco, Fiammetta, sei nervoso. Veloce, veloce, buttalo in un piatto, guarda, com'è. Guarda, guarda, su. Fiammetta, andate. Buttalo. Ma ancora lì. Fiammetta, non vuole più assaggiare. Non aspetta, no. In piatta, vola, in piatta, vola, vola. Guarda, guarda. Hai voluto fare troppe cose. No, però anche con la padella. Vengo con la padella? Aspetta, due minuti. Non posso. Niente. 36, un attimo, no, via, basta così, bravo, bravo Simone. Dai. Oh, basta, bravo Simone, bravo. Poi tre ore, lente, le cose, niente, non è andata, non è andata, via, basta. Sei proprio un buffone, sei proprio. Cioè. Che ho fatto? Ah, mi sono scordato il piatto. Allora, aspetta, vado a prendere questo qui. Lascialo lì. Che bello. Che noi cominciamo, forza. Va bene. L'ho fatto perché è single, si è lasciata e mi dispiaceva. Crema di ceci sotto, mi sembra bello saporito a vedere. Mamma mia. Sì? Saporito, ma perché poi c'è tantissimo pepe che però sta benissimo. Allora, la prima volta che vedo, intanto in puntata molto più condimento di pasta, è una cosa che mi piace, quindi molto avvolgente il sapore. L'aglio si percepisce però alla fine, quindi non è neanche invasivo troppo. Adesso però si sente un po'. Tu ti sei studiata i gusti di Riccardo, secondo me. Grazie. Guarda, io proprio. Allora, beh, io qua vedo del materiale che mi piace. Ti dico subito questa cosa. Ammazza. Questo è l'aglione? No, però è rivisitato bene. Segnatevelo. È molto buono, proprio molto buono. Lo sorrido perché non sta staccando gli occhi dal piatto, no? Cioè parla, ma lo guarda come di ora, mi gira davanti. Fiammetta, se non ti piace, lascialo. Ricordiamo, Fiammetta, questi piccolissimi. Hai messo anche pomodori verdi tritati? Sì, buonanotte. Secchi. Pomodori secchi. Fermata il treno. Sì. Ho voluto mettere un po' di pomodoro che c'è nella ricetta, sì. Però. Beh, due cose. È un blocco di sale. Sì. Cioè, è salatissimo. Al di là del piccante che va benissimo il pepe, ma è di un salato enorme. Poi non mi entusiasma tanto, non c'entra con la presentazione, però la presentazione è molto disordinata e anche difficile da mangiare. Ciò nonostante è buono alla fine, bastava un po' di sale di meno. No. Dai. Stava là, ha parlato di presentazione, ho voluto dare una pulitina. Non è presentazione. Beh. Arriva dopo l'aglio? Guarda che abbiamo mangiato piatti con l'aglio, se ti ricordi, caro Simo. Lo so, perché io non mangio mai. No, mai, povero cucciolo, sei dimagrito. Piatto di Lea. Che è arrivata un po' in ritardo. Sì, però manca la... manca la mollica. Che sì, non è vero. Non è la mollica. Ho cambiato idea all'ultimo. L'onza di maiale stagionata, peperoncino, aglio e sedano rapa fritto. Gli ingredienti sono buonissimi. È l'assemblaggio che non è chiarissimo, nel senso che
qui è veramente slegata. Non è la briciola, secondo me, di pane che fa la differenza, perché l'avrebbe resa forse ancora più slegata. Manca proprio un elemento collante che unisca gli ingredienti. Che si chiama acqua di cottura. Perché è un po' più... Perché ci risotti la pasta. Il tempo. Questa è la mamma cosa che ripetiamo. Piccante. L'ho visto, ho detto che c'era peperoncino. Mi è arrivato troppo. Allora, assaggiamo. È vero. Qua venendo da qui. Mamma mia, una botta di peperoncino. Mangia questa. Mangia, vai che ti sei preso un bello spicchietto d'aglio. Dai che fa bene. Sì, è vero. Lo so. Però purtroppo c'è un pezzo di peperoncino che non hai capito. Allora, non ho visto quanti, ma almeno ha messo tipo tre peperoncini. Due. Ma così. Per 40 grammi di pasta. Ma mi dispiace. Mangiavo un intero, ma tutto rosso. Sembrava lanciata e io esplodo. Sono proprio... Sei quella al tavolo, guarda. Appunto. Ovviamente attenta perché non riusciamo a fare la seconda prova. Presa, lei. Ah, l'ha preso subito, ecco. Oddio. Pietà. Anche se è molto salato, strapiccante, però devo dirti che a me questo slegato, cioè vedere il piccio così vivo, tutto slegato, mi piace, è molto vivace questo piatto. Ecco. Poi è un po' bruciante, un po'. È un piccio problema. Incendiario. Piccio vivo. Sì. Allora, mentre vi dissetate, dovete con l'altra mano votarmi. Allora, titolo del piatto c'era? Sì. Rotti in zuppa, Siena, Roma, solo andata. Però. Mazza, il peperoncino. Lea. Volevano essere dei pici alla pugliese, però manca la Puglia. No, cioè, però la Calabria c'è tutta, fidati. Sì. Sì, dai. Troppo da quattro, eh? 14-9, brava! Allora, quando si mangia tanto piccante, la capsaicina non va tanto via con l'acqua così, ma con qualcosa di fresco e grasso, che può essere uno yogurt o un pezzo di formaggio. Quindi gli do un pezzo di questo e ci vediamo fra dopo la pubblicità. Che fiamme, siamo tornati in studio. Di fiamme ne abbiamo viste, soprattutto col piatto di Lea, perché ha messo del peperoncino in abbondanza. Ha preso 9 punti, la prova l'ha vinta Gabriella con 14, quindi sceglie tra Faraona piccante, no scherzo, Faraona o gamberetti? Faraona. Ti vedo più sostanziosa da cucina, questo ci piace. È la Faraona l'ingrediente per la prova di creatività. Allora, a me piace tanto, non viene tanto cucinata o consumata normalmente la Faraona, va cotta bene e va resa creativa per questa sfida. Sempre 30 secondi per prendere tutto quello che vi serve. Via! Ti aiuto, vai. Grazie. Allora, merci. Usiamo il petto, prendiamo farina, zucchero. Yes. E vino bianco qua sul tagliere. Oh my god. Lei mi prende il porto, cos'è? Panna, credo. Petto di Faraona, patate crude, precotte. Salvia, burro, sono già cotte? No. No, crude. Limone. Cos'è questo? Gel di garofano. Polvere di liquirizia. Polvere di liquirizia. Stop! Polvere di liquirizia. Polvere di stelle per Riccardo Rossi. 10 minuti. Via! Mi tagli per favore a fiammetta le patate? Grazie. A fiammetta? Fiammifero. A fiammifero. Per fiammetta? Allora, che ci fai con i fiammiferi di patata? Allora, faccio un contorno alla mia Faraona. Sì? E... semplice. Olio, sale e pepe. Ok, come la cuoci?
La faraona la faccio nel burro con la salvia, la taglio a tocchettini. Sì. E poi sfumo col porto e infine la panna. Ok, che con la patata ci devi fare tipo rosti? Sì, esattamente. Allora la faccio quello. In un modo, guarda. Le facciamo con la grattugia a scaglie che vengano perfette. Lei, signor Rossi, le fa i rosti a casa? Ne vado ghiotto. Come vedi? Non mi ci metto. Allora, di là Gabriella cosa sta facendo? Sto cercando di recuperare delle zeste di limone. E ho dimenticato il burro in dispensa. Se giri ancora di 10 minuti, come se fosse un orologio, la grattugia c'hai un'altra parte che forse è più idonea, non ti pesca andata, il bianco. Andata. Che ce frega. No, ho tanto dimenticato il burro in dispensa. Hai dimenticato il burro in dispensa. Yes. Chissà che quel se burro... passa qualcuno. Facciamo una cosa, guarda, che è più sportivo. Lea, glielo prestiamo un po' di burro? Ma certo. Va bene. Vai, un applauso a Lea. Grazie. Tra l'altro, per fare queste cose non smetterò mai di sottolineare, io dico sempre che in cucina bisogna saper cucinare con quello che uno ha in casa, cioè quindi basta un buon coltello, un buon tagliere largo, un mixer è abbastanza fondamentale, quel che è padella, però la grattugia, soprattutto adesso che ci sono quelle che tagliano, non che raspano, sono fantastiche, perché soprattutto per le zeste, per quelle cose sottilissime, non tirano fuori oli essenziali o succhi dall'elemento grattugiato, bensì lo affettano così finemente che sembra grattugiato. Te li metto in cottura per te? Sì, grazie. Lo faccio largo? Sì. Ti vedo convinta della ricetta. Sì, sì, va bene, uguale. Il sottotesto fa un po' come te pare, basta che fai sto rosti, ecco. Allora, la cosa che non va mai fatta, che ho visto fare a qualcuno, è lavarle. Se le lavi, perde l'amido e non si attacca. Se sono come queste, piuttosto succose, si strizza appena e il gioco è fatto. Ok. Poi si appiattiscono fino a che la padella diventi del tutto rovente. E voilà. Vai. Allora, faccio un salto di là da Gabriella. Grazie. A te. Che fai? Sfumo col vino bianco questo petto. L'hai cotto con burro? Olio, il burro l'ho messo, è spento, Stella. Io vi voglio bene, lo capite? Che vi voglio bene? Ma lo sai che ti ascolto, vedi me. Ok, vedi perché vedevo scuro sotto. Vedi me. Ok, allora, quindi fatto presente in bianco, come se fosse una cacciatora quasi, diciamo così, pulito. Profumato rosmarino. Lì cosa stai rosolando? Qui ho messo delle zeste di limone, chiodi di garofano e un po' di polvere di liquirizia. Allora, lei ha fatto una cosa stupenda. Ha cucinato al buio. Dai, raccontalo, io ho preparato una cena al buio, servita da un cameriere non vedente, e a questa cena tra l'altro c'era ospite una mia amica Eleonora Casalegna, sì, che salutiamo, che è una appassionata di cucina, ottima cuoca e amante di vini, mi ha fatto i complimenti insomma per questa cena, perché era tutta a base di gusti insomma, ecco, perché era completamente buio, io non so questo cameriere come faceva a servire, però insomma. Allora, una volta io e Fiammetta abbiamo parlato, una volta se ti ricordi, che a Milano c'è un posto che fa fare queste esperienze anche senza dover cucinare, ma da ospiti bendati o completamente al buio, perché comunque se si toglie un senso, che è la vista, si esaltano anche in quel momento gli altri sensi, quindi il tatto e soprattutto in questo caso l'olfatto e il gusto. Secondo me deve essere ripassata un attimo in padella. E infatti l'ho presa apposta perché per ho visto che non andava. Con il peperoncino, con l'aglio e per i gusti. Esatto. Allora, ti posso fare, prima di andare a dare la mia ricetta, dirvi che vi mancano 4 minuti, usare un tuo errore per dire una cosa a casa. Quando si girano le carni in cottura, cara mamma, non va usata la forchetta, perché più la punzecchiate, più liquidi escono. Quindi le pinze che sono alla vostra sinistra per Gabriella, a destra per Lea. No, deve essere ancora un po' cotto secondo me. Lo so, ho sbagliato.
riconoscerlo già molto. No, non è che ha sbagliato, diciamo che è la scelta di farlo che... Ecco qua, abbiamo un flambella. Che c'è? Allora, mancano 3 minuti e mezzo circa. Io ora vado a dare la mia ricetta, mi prendo gli amici a casa. Intera, pulita e viscerata, e la trovate già così. La infilzate con un forchettone e la passate sopra il fornello, così la fiammeggiate bene. Questa è una cosa che va sempre fatta con i volatili anche quando sono pelati. Poi la incidete sotto pelle e la salate, pepate con un trito anche di salvia e rosmarino. Fate un ripieno con delle castagne cotte, anche quelle che comprate surgelate, perché non siano dolci. Le stratocuocete con l'acqua, le pestate, le sbriciolate con le mani, pane, latte, sale, pepe e un po' di parmigiano grattugiato. Fate una farcia. Farcite dentro e se vi avanzano delle castagne le lasciate in esterna, sotto, come se mettete un pollo in forno, uguale, intero così, lo ungete di olio oppure di burro, lo spalmate, lo infornate, prima a 160 gradi, quando comincia a essere quasi cotto alzate il forno a 190-200 così diventa croccante, si sfuma, io con un goccio di marsala o addirittura con un buon vino bianco anche strutturato, così, la fate riposare con la carta stagnola sopra e poi la scaloppate, la servite con il suo sughetto così a glassare. Molto per le cene un po' anche tipo Natale, un po', sì, un po' cena cerimonia. A lei non piace, lo so. No, a me la... Natale me la portano già pronta, io la taglio e basta. Anche solo la taglio. Minima. La mangio così. Ne volete un altro po'? No, vabbè, lasciala sai qua. Sai che io l'ho data facile, ma se la disossi, beh, se te la fai dare disossata, la fai farcita a rotolo. Dentro ci sta un mondo, è meraviglioso. Cioè. Ma tu piaci, sei di quelli che mangia più il dentro della carne. Ah, bravo. Il ripieno. Brava, hai risolto così, mi piace. Chi si arrangia in cucina, perché comunque in 10 minuti non è facile. Gabriella ha già impiattato, accidenti. Quindi questo fondo sotto l'hai messo, molto... saporito, cioè inteso come di sapori, non di salinità, perché ci sono, ripeto, tante zeste di limone grattugiate e i chiodi di garofano, quindi sembra quasi un chutney di limone, e ci sta. Di qua invece il fondo fatto con burro e salvia e porto. Porto. 10 secondi. Fatto, dai, impiatta, dai, impiatta. Ottima la scelta di tagliare comunque, cioè di usare il petto che cuoce più velocemente. 3, 2, 1, stop. Ma basta, tanto sono in 3. Sì, va bene così. È bello parlare con lei perché mi ascolta. C'è proprio, eh? Butta, scaraventa. Dai! Sopra, scaraventa! No, ecco, scaraventa, non questo. 1, 2, 3, butta così! Non ho capito perché sei single. No, è Fiammetta che insiste, a me figurati. Povera. Dai! Oh, prima quale, questo? Vabbè. Qua è poco però. Allora, Gabriella, questo ha un titolo? Ah, aspetta. Dolcezza del faraone. Infatti, quando Chiara ha preso questo pezzetto e sentito il crunch, mi è venuto a mente che tu hai preso lo zucchero dalla dispensa, quindi hai fatto un caramello di limone. Sì, questo è proprio il caramello. Tanto. È bello fortino, eh? Troppo? C'era anche la polvere di liquirizia dentro, vero? Ah, già. Grandissimo ingrediente. Grazie per avermelo ricordato. Invasivo il caramello, rende croccante, molto croccante, sì, è carina l'idea della consistenza, però è effettivamente molto forte. La faraona è cotta bene, si sente bene l'agrume, è un piatto comunque leggero, si potrebbe fare anche d'estate. Sinceramente l'abbinamento con questo croccante troppo dolce, secondo me è un po' quasi stucchevole. Poi probabilmente ho mangiato anche le dosi sbagliate perché mi hanno preso un pezzo troppo grande, però è quasi stucchevole. È diventata la caramella di tutto il punto adesso, esatto. Chiara. Questo anche tu. Piatto molto azzeccato, va detto ogni tanto, se succede anche se non durante la prova di presentazione. Non è cambiato solo il colore del tavolo a poche fiamme, signori miei. Anche. Bensì anche i suppelletti di ceramici. Ecco. Prendo questa. Mentre Riccardo si assaggia la faraona, io vi ricordo che qualsiasi cosa vi perdete
dei nostri discorsi, ricette, battute e concorrenti le trovate sul nostro sito o sul nostro social network. Ha ragione Chiara Maci. Io sto ancora mangiando la caramella. Perché? No. Ha ragione Chiara Maci, ma... Ti spiego perché. Dico, la faraona è cotta bene, cioè così. La binamon... Posso dire una stupidaggine, ma magari l'avevi pensata. Non so, non era una battuta. A me questa qui mi fa una palma e mi fa un po' Egitto, un po' piatto. Certo. Non era voluto faraona, gioco? Sì, perché certo. Dolcezza del faraone l'ho chiamata. E arrivo tardi, signori, che vi devo dire. Ma tante cose per la testa, ci credo, perché sto lì, sto il tempo. Poi ci sono io. Però esci fortificato da questa cura di cuoche e fiamme. Sì, dobbiamo andare in cura dopo. Vabbè. Fiamme. Ok, dai. Beh, è molto interessante l'originalità di questo piatto, che è fusion mediterraneo con la... C'è un fatto, perché lo zest dava la nota acidula, fresca, quindi è molto giusto. Io l'avrei fatto forse col miele, anziché con lo zucchero. Perché... Avrei fatto finire Fiammetta per dire la stessa cosa. Complimenti, bravo. Perché lo zucchero è caramella troppo e è troppo invasivo. Il miele ha un altro tipo di dolcezza e lo avrebbe amalgamato in un altro modo. Però è molto interessante il trattamento della carne. Fiammetta, sai cosa mi ha detto un mio amico di dirti? Digli a Fiammetta che spacca. E Fiammetta è tanto contenta di questi giudizi in lingua. Quindi chi è che mi seguo? Fiammetta, mi immagino nei suoi salotti, invece io spacco. Allora, com'è? Gusto più tradizionale. Bene, meglio. Cotto molto bene. Gusto avvolgente, è molto buono, ben saporita la faraona e l'abbinamento con il rosti anche qui è perfetto. Questo è proprio, secondo me, molto equilibrato e davvero un buon piatto. Tocca a me. Ma ti dico cosa mi avevo detto dire a te. Io non amo il rosti, purtroppo non amo il rosti. Però quello è buono. No, ma lo sta dicendo apposta perché non hai visto che ha preso un chilo. Non vedo di qua. Tieni, prendi questo. È un piatto fantastico. Ti dico una cosa. Manca un po' di sale. I rosti. Il rosti non so chi l'ha fatto. Ora, Beato dà la colpa a me. Io l'ho messo in cottura. Ma è colpa mia, dai, potevo metterci un po' di sale. No, ma il sale va bene così. Ah, va bene così? No, nel no, senso che va mia. Bene, usala, va bene così. No, finché dà la colpa a me, usalo, no? Buono pure quel cremolage. Era panna porto e salvia il profumo. Beh, questo è un piatto certamente accattivante, che piace sempre a tutti. Manca un po' di sale ed è un po' anche untino. Se devo dire la verità, tutto, sia la carne, sia la cosa, è un po' debole su quello ed è un po' troppo unto. Però è un piatto vincente come genere. La panna... Questo lo dico anche per le persone a casa, non è quella che mette tutti d'accordo. Sono calorie, coprente, eccetera. Però siete voi i giudici, voi avete il pennarello celeste per votare Gabriella da 1 a 5. E con il giallo, Lea. ...14-9 se non erro il punteggio precedente... ...e qui 12-9 per Lea, brava!
23-21 per Gabriella, 2 punti soli di vantaggio, brava. Allora, qui è presentazione, non c'è il gusto, non c'è il sale, l'olio e il pepe, ma c'è la presentazione. Zuppa di verdure o zuppa inglese? Zuppa di verdure. Ah, non ci avrei scommesso. Da presentare la zuppa di verdure, questo è il tema della prova di presentazione. Allora, qui avete 7 minuti perché gli ingredienti sono già davanti a voi. Non ci interessa il sapore, ripeto i criteri. Presentazione vuol dire colore del piatto, precisione, struttura, pulizia, perché no, l'idea anche. Insomma, deve essere bello da vedere. Avete 2 punti di differenza, puoi recuperarli, via! Pensate anche a quale piatto utilizzare, abbinare. Allora, Gabriella che è in vantaggio. Facciamo, attenta alle dita. Da bon, non tirarmela. No, io mi preoccupo. Guarda, se non dico niente. Aiuto. Guarda, faccio una puntata muta. No, faccio. Uso questo pane come contenitore. Ok, un po' un classico anche delle regioni del nord confinanti. Però l'ho usato pane nero, così almeno un pochino. Ti piace più la tua arra? Piace la mia arra. Sì. Allora, prima abbiamo parlato di lavoro, però ho letto che tu ti stai specializzando in Photoshop, che chi lavora nel settore conosce bene, sarebbe un programma di ritocco grafico usato da tutti adesso, grafico. Sì, sai perché? Per quando truccavo le modelle o chi per esso, per i servizi di foto chiaramente, non di televisione, cosa succedeva? Ci metteva a mano il fotografo. E mi ribaltava tutta la mia creatività. Perché poi alla fine è lui che comanda. Però poi alla fine lui, che so, io se volevo gli occhi verdi, quello mi faceva blu, gli dava le sfumature, me li tirava, me li stringeva. E allora ho detto, mo imparo io a farmi sta cosa e mi sono appassionata al Photoshop. Almeno metto mano al trucco, sia vero che finto, ma ci metto mano io. Giusto, vedi? Giusto, però, oddio. O no? Che dici? Un cioccolatino. Fatto bene. Allora, ricetta e poi vado da più Leo. Croccante che zuppa. C'è della fantasia nella nostra concorrente. Come frulli? Frullo, diventerà un passato e poi metto delle julienne di verdure fresche, perché facciamo finta che questo sia un passato di verdura bollente. Quando col cucchiaio prendi il passato con sopra la cosa fresca. Fresca. Fresca, fresca. Allora, qua non diamo la ricetta perché noi dobbiamo dare un'idea di presentazione. Per chi fosse interessato da casa, visto che abbiamo dei seguaci attentissimi, questa è semplicemente una zuppa di patate, verza, fagioli borlotti, cornetti o fagiolini che dir si voglia e cavolo nero. Oh, non ci credo, finora mi sei arrivata in ritardo, hai già finito? No, hai già finito? Sicura? Giuro. Con 4 minuti di anticipo? Bene, brava. Brava, ottimo. Brava. Vabbè, ne approfitto Vai. Per dirti una cosa. Attenzione, confessionale. No. G2. No, semplicemente tante amiche mi mandano a dirti che sei un gran bel ragazzo, mettiamola così. Ma io ragazzo, scusa. Ma chi è? Sei geloso? Sei geloso? Ma io non Però riesco. A me piace di più. Non perché mi devo comprare la giuria, assolutamente. Ma siamo d'accordo. Scusate, perché a me l'applauso, no? A lui sì. Non litiga nessuno. Le tue amiche possono tranquillamente. Allora scusa, facciamo rosicare le sue amiche, perché scusami, eh. Allora, tutte le amiche sue che noi non abbiamo conosciuto, magari. Le conoscerò io. Invece io tu te ne vai, guarda, sto io qui, come va? Bene, vediamo questa cosa. Beh, fatti spiegare cosa ha fatto. Beh, è molto bella questa qui, guarda lì, fai ciao ciao. Fatti spiegare cosa ha fatto. Mi sembra molto carino, io darò senz'altro un 5 qui, lo sai? Grazie. Te lo dico in anticipo. Oh. Ma non te l'ho detto per quello, però. No, ma lo so. Sta tremando come un pulcino, te lo dico subito. Lì mi sembra che invece madame sta andando molto bene. Vuoi che vada a vedere? Vediamo, scusami, ti lascio 5 minuti, scusa. Qui che succede? E voilà. Qui che cosa succede?
stiamo mettendo questa cosa. Ecco, abbiamo qua del basilico in foglia in purezza. Spinacini, spinacino, sì, uguale, spinacio, basilico. Poi mettiamo un filo d'olio che piace a Fiammetta, vederlo. Lo chiudiamo con accortezza. Vi ricordo che mancano 2 minuti e 25 secondi. E Riccardo, tu come lo fai il minestrone? Tonno a posto. Tonno subito. Poi dopo vediamo il numero, le cose. Cioè, vabbè. Ecco. Allora, signori, in anticipo ve lo regalo io il kit, chi non lo vince. Bene, bene, amiamo l'anticipo. Attenzione. Vabbè, lo rimetti dopo. Ma ho preso un chilo. Umano. Pane ripieno, peperone ripieno. Vabbè, non ci sta, lo metto a posto, pubblicità. Ecco. Amici di Cuoche Fiamme, siamo tornati in studio. Sorrido perché oggi succede di tutto, ma soprattutto succede che siamo arrivati all'ultima sfida, dove Gabriella conduce per 2 punti, per esattezza 23-21 su Lea. Questo è il riepilogo rapido per arrivare a dire che l'ultima prova richiedeva elaborare in maniera visiva, quindi prova di presentazione, una zuppa di verdure che in teoria è un po' triste vista così. E invece? Infatti, quando avete scelto zuppa di verdure pensavo difficile comunque da presentare, da rendere invogliante, sì. Invogliante, invogliosibilitante, sì. Invogliosibilitante. Invece tu ci sei riuscita perfettamente, perché è bellissimo questo piatto, cioè ti viene voglia di mangiarla, ti sa di qualcosa di gustoso anche se probabilmente non lo è neanche, però davvero molto bella, i colori sono perfetti, la scelta del pane nero non è una scelta casuale. Sì, anzi è molto bella. Ho perso le parole. Perché... Io lo so perché durante la pubblicità, signori miei, visto che qua succede veramente di tutto, Riccardo Rossi mi ha chiesto se ero libero il 10 di giugno per fare un catering per chiedere la mano di Chiara Masci. Sì. E è vero, sono emozionata. Emozionata. E dico tutto. Hai fatto bene a dirlo e anche già l'anno stabilito. L'anno non l'hai detto, però. Hai detto il giorno, l'anno. Infatti l'anno non l'abbiamo chiarito. Perfetto. È un piatto straordinario, perché questa zuppa rovente fa vivere anche il pane. È molto bello, e mi sono dimenticato, comunque va bene. Anche è bello anche il piatto. È un piatto che si presenta come un ricordo antico, no? Questo pane così nero e dentro il verde che fa un po' lacustre, e questa invece ricorda già la primavera, perché c'è la carotina fresca, ci sono le foglie, e quindi è un piatto anche tra l'inverno e la primavera, pieno di speranza. Sottolineerei è lacustre. Lacustre, cioè vuol dire... Meno che se sto lì mezz'ora, certo, direi lacustre. Certo. Io non perdiamo il tempo. Perché le ha ricordato proprio il lago di Iseo, questa è la cosa. Allora, la nostra Lea mi ha confidato, non solo quello che ha detto prima, ma anche che l'idea, cioè vorrebbe ricordare un cocktail, vedete che c'è anche il brodetto con le cannucce, sì, diciamo, quindi li mettiamo com'è. Infatti, se l'altro piatto è più tradizionale, casalingo, invernale, qui siamo proprio sul ricordo dell'estate, di qualcosa di fresco, quindi un'altra interpretazione del minestrone, della minestra di verdure, però molto giovane, carino e colorato soprattutto, che secondo me in una presentazione vincente, piatto blu con cocotte gialla, bella, sì, assolutamente. Concordo in pieno con la mia futura moglie. Tanto più che dovrò sempre di più abituarmi a questi piattini che lei mi proporrà, perché questo è proprio un piatto da food blogger. Si può dire quasi con queste cannucce uno si succhia il minestrone gelato, hai capito? E poi dopo rimangono quelle 4 patatine che magari mi piace ancora assaggiare. Ovviamente giallo e blu sta benissimo. Bellini, ragazzi. Facciamo così le bomboniere? Di ghisa, comodo. Leggero. Allora, peperone nel peperone, cioè c'è un doppio contenitore che è geniale. E poi questo piacere del minestrone, che è di solito una cosa triste, ma così messo all'interno del peperone, ravvivato da queste carotine, è un perfetto intermezzo
per una giornata di estate. Mi hai fatto venire in mente che togliendo questa roba, uh-huh, coprendo, sì, infornando, ah, va, cioè è carina questa cosa. Anche. Che ce la puoi scaldare e far cuocere il peperone insieme. Idee per casa, però adesso si va ai voti. Il celeste per Gabriella, che è stata sulla povertà interpretata come valore aggiunto, e infatti, per arrivare al peperone modello cocktail di Lea, che offrirò con piacere a tutte le sue amiche. Ragazze, brave, perché i voti sono altissimi. Ma per 15 a 13 il kit lo porta a casa Gabriella, 38 a 34. Allora, 3, 4, 9, 8, 6. Brava, brava. Venite, appenderà, venite, i pennelli al chiodo, ma tirerà fuori e metterà nel primo cassetto tutti gli oggetti del kit di Cuochi e Fiamme. Voi tirate fuori i vostri e fate le ricette con noi, anche domani. Dedicato, dedicato. Era molto carino, questo qui, una grande, bellissima.